Ecco le frane che si sono messe in moto tra Bormio e Val di Dentro, aree storicamente soggetta alla discesa di materiale. La prima colata ha interessato la zona in prossimità della galleria Bagni Vecchi. La seconda colata ha avuto invece origine in località Pravasivo, all'altezza del vallo di protezione realizzato negli anni scorsi dal comune di Bormio. Movimenti franosi passati ai raggi X con l'utilizzo del drone dal noto geologo sondriese Maurizio Azzola. Si vede che quelle pareti della Reit che sono... Fatte da detriti sciolti di materiale derivante dal disfacimento delle rocce calcaree dolomitiche soprastanti, sono instabili, specialmente in occasione di grandi piogge. In occasione di grandi piogge, si innescano dei debris flow, ossia delle colate di fango, acqua misto a sassi e fango, che scende a velocità anche sostenute e arriva fino a valle. In genere quando raggiungono una pendenza più bassa spagliano e sono quelli che di solito formano i conoidi. Nella zona c'è il rio Campello che ha una grossa vasca che ha contenuto parecchio materiale, parte invece è passato nell'alveo ed era talmente tanto che è esondato anche un po' verso la zona del golf. Così. E poi sopra i pini di curvalta. Che è una zona, è proprio una valle, un impluvio che ha già dato parecchi problemi in passato, è, ha scaricato parecchio materiale che ha superato le, i valli che sono stati costruiti qualche anno fa dalla, dalla regione. Quindi è una zona storicamente soggetta? Sì, sicuramente storicamente soggetta e che adesso al piede di questa zona qui è anche intensamente edificata. Fortunatamente la notte a cavallo fra giovedì e venerdì non si sono registrati danni alle persone o alle abitazioni, ma lo stato di allerta permane. Nelle giornate di domenica e lunedì sono previste nuove intense precipitazioni. Quando sono legati a questi periodi estivi con questi temporali con forte intensità, che innescano facilmente questi debris flow, che sono molto pericolosi, hanno un'energia cinetica enorme.